Io sono molto contenta di aver ospitato questa mostra, l'avevo già vista alla città metropolitana e spero che sia divulgata questa mostra. Noi come primo diciamo, impatto l'abbiamo voluto con le scuole, per cui già dal 1° ottobre iniziano tutte le nostre classi a venire qui a vedere la mostra insieme ai loro insegnanti e insieme alle persone che hanno organizzato, che fanno parte o direttamente della struttura o in modo comunque vicino alla struttura, proprio per spiegare ai ragazzi quello che è successo alla Stoppani e quello che è ancora da fare e quello, soprattutto come monito, che mai più debba succedere una cosa così. Quindi ci sembrava giusto che i primi attori di questa mostra fossero proprio i nostri ragazzi, che sono poi quelli che programmeranno il nostro futuro. Io ringrazio molto sia Enrico Pignone, che è consigliere delegato della città metropolitana, che è qui con noi, e la dottoressa Brescianini, che come avete visto, diciamo che dall'inizio di questa storia molto complessa ha preso questa matassa decisamente imbrogliata e con una pazienza pian pianino, filo per filo, è riuscita perlomeno a fare una programmazione degli interventi da fare. La strada è ancora lunga, poi magari lascio la parola prima a Pignone, che ci farà senz'altro un commento da parte della città metropolitana, e sia la dottoressa Brescianini, che ci racconterà un po' il futuro. Io credo che c'è stato un grossissimo impegno anche del territorio, prima perché ha sopportato la Stoppani e dopo perché comunque le amministrazioni hanno sempre voluto fortemente, insieme alla Nazione, quindi insieme alla Presidenza del Consiglio e di conseguenza alla struttura commissariale, di togliere questo incubo al nostro territorio. Ci siamo riusciti in parte, ci stiamo lavorando, ci sono tante questioni ancora sul tavolo, però credo che questa solidarietà tra istituzioni debba essere mantenuta e continuata a prescindere dai colori, come dico io, perché poi l'ambiente è una cosa che appartiene a tutti, ce l'ha insegnato molto bene Papa Francesco, che si rivolge infatti a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, perché il territorio è di tutti, quindi non ha un colore politico, e fino ad oggi abbiamo visto che l'impegno c'è. Speriamo che continui. Quindi do la parola a Enrico, che ringrazio di essere venuto, della città metropolitana. Buona visione poi a tutti. È la vostra fino al 10 ottobre, portate i nipoti, i figli e tutti quelli che conosciamo di piccolo, perché gli deve rimanere impresso che cosa può l'uomo produrre e quanto poi costa rimettere in piedi quello che è stato distrutto. Grazie Enrico. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio perché una mostra di questo genere deve dare testimonianza, ma nello stesso tempo creare memoria. Cioè mai come oggi c'è bisogno di avere una sensibilità diversa, siamo in una fase di cambiamento. Fino a pochi anni fa l'ambiente era visto solamente come un supporto dove collocare cose, queste cose dovevano generare lavoro, ma il collegamento tra lavoro e ambiente non è mai stato collegato come invece che cosa poteva produrre quell'attività dell'uomo invece su quell'ambiente, su quello che oggi chiamiamo ambiente. Mai come oggi testimonianze di questo genere fanno vedere che in effetti un'attenzione maggiore anche alla produzione, un'attenzione maggiore anche da parte dell'uomo di come si può sviluppare anche approccio industriale di certi processi invece sia necessario e doveroso per noi, doveroso per il presente, ma sicuramente doveroso per il futuro. E qua chiudo, ringrazio tutti voi. Grazie, vi lascio la parola dopo le belle parole che ho sentito. Io devo dire innanzitutto un ringraziamento vivo a Comune di Alicante, perché ci ha consentito di presentare una storia che credo debba rimanere nella memoria. Cioè, questa è stata una fatica svolta, diciamo, da tante persone, una collaborazione viva, fattiva di tutta la struttura del commissariato, di personale della città metropolitana. E il Comune ha fatto proprio questa fatica, che credo sia un documento importante da lasciare.
è un momento anche significativo, perché vedete, Edo Quintana ha voluto far mostrare com'era perché si abbia la memoria di quello che c'è stato in quel sito e tutto quello che è stato fatto. Ma questo documentario si chiude al 30 giugno dell'anno scorso. Tante di quelle strutture che adesso sono nel documentario e nelle fotografie, che sono foto d'artiste, sicuramente ringrazio Conte e Balzano per tutta l'attività che hanno svolto, oggi non ci sono più. E anzi, voglio dire, una data importante, dal 20 al 29, sarà definitivamente demolito il Forno 70. Quindi diciamo che le attività sono andate avanti e sono proseguite nonostante, vi assicuro, le grandi elevate difficoltà che ci sono state in tutti questi quasi 9 anni in cui abbiamo operato per garantire la salute pubblica e l'ambiente. Ringrazio tutti per la presenza, auspico che questo momento sia un momento che ci consenta di proseguire nell'attività e di portare nuovi risultati e che il Comune di Arezzano quindi ci possa ospitare per le nuove risultanze di tutti questi lavori fatti. Grazie infinite. Grazie.